le station wagon sono un po' passate di moda, però sapete che io le porto ancora nel mio cuore perché secondo me sono auto molto molto intelligenti. E la nuova Mazda 6 Wagon debutta proprio qui al salone di Ginevra, quindi andiamo un po' a vedere come è fatta, perché è sempre stata una station piuttosto interessante, a meno per tutti quelli che non vogliono la solita tra virgolette Volkswagen Passat, perché questa di sicuro è qualcosa di più originale, di più particolare. Sembra un po' l'approccio, sembra un po' quello che è stato già applicato alla nuova CX-5, quindi una nuova generazione che però rimane molto ancorata a quella precedente. Infatti il design sostanzialmente è un'evoluzione di quello della precedente Mazda 6. Vedete, la calandra ora è più grande, il logo Mazda nasconde il radar dei sistemi di assistenza alla guida, i fari si fanno più affusolati, ma l'impostazione generale dell'auto rimane la stessa, soprattutto sulla fiancata, ma anche qui nella zona posteriore, che diventa un po' più filante, un po' più sportiva. Mi piacciono i due terminali di scarico veri per una volta, però anche qui c'è un po' il sapore del già visto, diciamo che è un affinamento questa nuova Mazda 6. Ma andiamo anche dentro a vedere com'è fatta. Ah, eccoci qui. Stesso discorso anche qui, è un po' l'impostazione che ho trovato sulla nuova CX-5, anche qui un po' simile al passato, la strumentazione digitale analogica, il tunnel molto classico, si vede un po' pensato secondo me per il mercato americano, e il display in stile tablet incastonato sopra qui, sopra questa palpebra. Belli materiali come sempre Mazda, lo sapete, curano sempre molto la qualità non solo dei pellami ma anche dei materiali plastici. E per quanto riguarda invece le motorizzazioni, anche qui abbiamo sostanzialmente la stessa gamma che c'era in passato, con il 2.2 diesel 4 cilindri, lo sapete, uno dei migliori diesel con questo frazionamento, abbinabile anche alla trazione integrale AVD. C'è però una novità, anche se per il mercato italiano forse non sarà destinata a fare grandi numeri, cioè l'arrivo di un 4 cilindri 2.5 litri turbo. Anche questo è un po' una novità, perché sapete che Mazda fino ad ora era rimasta molto ancorata ai motori aspirati. Insomma, cosa ne pensate della nuova Mazda 6? Me lo dovete raccontare nei commenti qui sotto. E voi, la comprereste ancora oggi una station nel 2018? Ormai esistono solo i SUV. Alla prossima auto!